Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ho trovato una sedia qui in mezzo a nulla, quindi mi ci sono seduta. No, siamo a Rio Maggiore, Cinque Terre, Liguria, Italia. Ed è il 25 di febbraio. Perché è così importante il 25 febbraio? Perché è l'anniversario mio del Giuammino. Siamo insieme da una bellezza di 7 anni, ancora non mi ha strozzato, quindi c'è speranza per tutti. E con l'occasione ho deciso di fare una cosa un po' più caruccia e siamo venuti qui alle Cinque Terre. Adesso ci troviamo a Rio Maggiore, dove oggi è una splendida giornata, un po' ventosa, però c'è il sole, quindi non ci lamentiamo. Ieri, noi siamo qua da ieri, ieri invece pioveva di rotto, quindi non sono riuscita a fare il vlog. Però oggi, con il cammino amore mio, vi portiamo in giro con noi alle 5. Break it down to a second, a million thought a dream. Go, go, go for the limit with the power of belief. Just soak it up like a flower, like a summer field. Aching to be healed, just rain on me. You blow me into the space. Come avete potuto vedere, è tutto un saliscendi, quindi ovviamente le Cinque Terre non sono adatte a chi ama i tacchi. Portatevi assolutamente scarpe comode. Rio Maggiore è famosa perché c'è la passeggiata dell'amore, solo che dall'alluvione del 2011 ancora non l'hanno ricostruita, quindi non si può farla, ma solo un pezzettino. Adesso ci troviamo nei pressi della stazione, perché è il modo migliore per vedere tutte le Cinque Terre. C'è anche il ticket cumulativo di 13 euro, che però non so quanto convenga, perché in realtà ogni tratto è 2 euro, quindi fatevi i conti. Siamo scesi dal trenino. Adesso il sole è veramente alto, cioè si sta da Dio, infatti ci sono anche le persone in spiaggia, e ci troviamo a Monte Rosso, che è famosa per la statua del gigante. Praticamente siamo arrivati a Monte Rosso e ancora non abbiamo visto niente, perché ci siamo prima fermate a fare un aperitivo e adesso nello stesso bar, visto che abbiamo scoperto che fa anche, insomma, dei primi, dei piatti, ci siamo fermati qui. Poi magari pomeriggio vi faremo anche vedere Monte Rosso. Alle mie spalle il mare. E si sta veramente, veramente da Dio. Monte Rosso Beach, ovvero Monte Rosso. Praticamente appena scendete dalla stazione, la prima cosa che vedete è il mare, dove siamo state fino adesso, e adesso invece ci stiamo addentrando al centro, quindi finiamo questa scalinata e poi andremo a visitare il centro di Monte Rosso. When I feel that way, I guess it's you against the world, but we know it's not. Le Cinque Terre mi stanno piacendo tantissimo. Il mercato immobiliare è crollato e così ho deciso di comprare questo fantastico monolocale qui a Monte Rosso. Che dite? Però non so se c'ho lo spazio per fare le video ricette. Voglio una casetta così a casa, si può avere? Mi piace un sacco. Bellissimo. Voi da bambino ci giocavate? Io sì, che facevo sempre il commerciante, che vendevo, facevo, disfavo. Vabbè, comunque c'è una bambina che mi guarda male perché è casa sua. Monte Rosso, sinceramente, a parte il mare che fa una grande spiaggia, però non è che ci sia granché, cioè meno caratteristica di Vernazza e di Rio Maggiore. Vernazza che non so se riusciamo a farvi rivedere perché l'abbiamo vista ieri. E quindi adesso ci spostiamo, siamo di nuovo in stazione per andare a Levanto. Il sole continua a assisterci e quindi va benissimo. Mi scappa una grande mia prima. Shh.
Siamo arrivati a Levanto e a Levanto non c'è praticamente niente. C'è sì il mare, ma è lo stesso di Monterosso, ma non c'è granché da vedere, c'è solo la spiaggia. E quindi è stata una pessima scelta. Però io adesso faccio così e vi saluto per un paio di ore, perché almeno mi riposo un attimino. Già mi sto cercando un ristorante carino dove fare la cena stasera, perché appunto sarebbe un attimo il nostro anniversario. E visto che ieri abbiamo mangiato ma ci hanno pelato, almeno stasera di mangiare bene senza farci pelare. E almeno sto qui e mi rilasso e mi respiro e aria, che ne ho un gran bisogno. Sto straparlando, sì, perché c'è un attimo la bianca e sono le 5. Però guardate il cielo, privo completamente di nuvole il cielo. E questo qui è il mare in controluce, ma è il mare. Mare, 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 respirare. Mare, 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 ma che voglia di respirare. È quello che mi piace del mare d'inverno. Poca gente, aria pulita e il dolce far niente. Già mi ha trovato dove mangiare, l'ha trovato un attimino alla Spezia. Perché le Cinque Terre? Dovete sapere che a febbraio è tutto chiuso, perché apre tutto marzo-aprile e quindi i pochi ristoranti che ci sono costano, cioè non un botto, nel senso che non ce lo possiamo permettere, però sinceramente, visto che il pesce, cioè noi viviamo in una penisola, c'è tanto pesce azzurro e il pesce azzurro costa pochissimo, quindi mi girano le scatole pagarlo di più. E quindi ho trovato un posticino alla buona qui alla Spezia e che dobbiamo prenotare per il nostro anniversario. Ne avevo trovato anche un altro più fighetto, però chi se ne frega, io sinceramente sono per la qualità e la sostanza, non per la forma. Forse perché vengo da Milano e quindi lì è più la forma che la sostanza. Comunque siamo alla Spezia, che non sarà bella come le Cinque Terre, ma vediamo cosa ci offre. Il pesce buono sicuro. Buonasera, siamo tornati a Rio Maggiore. Siamo proprio nel porticciolo dove è iniziato questo vlog e non c'è nessuno. Io pensavo che ci, non so, che ci fossero i, come cavolo si chiamano, i pescatori con le reti, che sistemavano le reti, che non ci fosse luce. Invece c'è luce tantissimo, quindi uno spreco pazzesco. E non c'è nessuno. E quindi adesso il giamo mi ucciderà perché il nostro amore finisce qua. No, volevo così raccontarvi la nostra cena. L'antipasto è stato la grigliata mista invece meritava. Che pizza, per essere un posto di mare non è che si mangia tutto sto pesce, probabilmente perché è basta stagione, perché qui alle Cinque Terre il parco ufficialmente apre a fine marzo, inizio aprile, e anche tutte le passeggiate, quindi giustamente anche i ristoranti aprono quando ci sono persone. E niente, la nostra serata, giornata può finire qui. Con 7 anni di amore con il Giammi, che non si vuole far riprendere perché è dietro la videocamera. Però l'ho obbligato a farsi riprendere. Sono su un gradino che forse è fin troppo alto, scendo di uno, va. Volevo come Berlusconi avere i tacchi, ma vabbè. E sono 7 anni che stiamo insieme. Di qualcosa di carino, che non mi hai detto niente in questa giornata. Io sono abitudinario. E quindi? Basta. No dai, sono 7 anni che siamo insieme. Apposta. È l'abitudine. No dai, non mi vuoi un pochino bene? Tanto. Questo è il massimo che vi può concedere. Quindi cioè proprio, ma che concede pure a me, eh? Cioè gli orsi grizzly non è che possano fare chissà che cosa.